Buonasera, io mi concentrerei anche sul suggerimento di Andrea sulla parte negativa, nel senso che riace un modello, la parola modello è drammaticamente sbagliata, però aiuta un po' a capire che è un'idea, Mimmo infatti la chiama idea più che modello, che funziona nella sua normalità. I problemi questa idea ce li ha sempre avuti. Sono 20 anni, 20 anni il 1° luglio, il 1998, il 1° luglio del 98 c'è questo sbarco fortuito, casuale, sulle coste di Riace, a pochi metri da dove nel 72 arrivarono i bronzi di Riace. Da quel momento quella comunità, e questo è il grande valore in questa serata, ho accanto Open Arms e Andrea Segre, ASGI. Qual è la risorsa grande di storia e di memoria che ci consegna Riace? Sono i primi 3 anni, dal 98 al 2001. Per 3 anni quella comunità piccolissima, come dice Mimmo, dove il possibile era impossibile, fa accoglienza informale e a fare accoglienza informale è la cosa più naturale del mondo. Arrivano qualche centinaio di persone, c'erano delle case completamente abbandonate e quindi viene. Dopo una piccola parentesi, ovviamente di accoglienza primaria, e quindi fanno 2 più 2, semplicemente case vuote, persone senza case, si mettono a lavorare. Erano tutti curdi quelli che sono arrivati nel 98 a Riace. Fanno una colletta, uno solo ne è rimasto, Bayram, adesso dopo 20 anni a Riace. Lui racconta: io avevo dei soldi, li ho messi lì, abbiamo comprato quello che serviva, abbiamo cominciato a ristrutturare il paese e quindi a costruirsi le proprie case. Per 3 anni, dal 98 al 2001, succede questo, finché poi Riace, insieme a Trieste, Gianfranco Schiavone e un altro piccolo all'epoca gruppo, decidono di fare questo da capofila, diciamo così, affinché questo paese, l'Italia, rimediasse a quel grande vuoto che aveva, che era appunto non avere nessun codice, nessuna legge, nessuna struttura né di finanziamento né di organizzazione per appunto l'accoglienza. Quindi nasce il programma d'asilo nazionale e poi tutte le varianti che ci consegnano oggi questi fantomatici SPRAR che noi sentiamo al telegiornale quasi sempre come se fossero un gran problema, ma in realtà non sono affatto un problema. Ecco, questo è quello che ci consegna Riace. 20 anni dopo, quindi 20 anni di leggi dopo, 20 anni di finanziamenti pubblici dopo, 20 anni di organizzazione dopo, il risultato è paradossale. Oggi Riace ha più difficoltà di quando non aveva i finanziamenti. E questo perché succede? Perché un sistema è stato messo in piedi e poi un sistema, senza che le leggi prevedessero questo, e sotto gli occhi di tutti viene smantellato giorno dopo giorno. Riace è simbolicamente importante. Dire, come è stato scritto su Il Giornale nel 2016, che anche Riace fa parte di quel business dell'accoglienza, che quindi non ha niente a che fare con i migranti, ma è un business della criminalità. Oggi è sul tavolo della Procura di Locri un'affermazione del genere, affermazioni che si leggono in una relazione fatta dalla Prefettura di Reggio Calabria nel 2016 e che, diciamo così, è il volano affinché poi parta in una serie di denunce, sia pubbliche che private, che portano a ottobre 2017 e 50 finanzieri nel borgo a consegnare un avviso di garanzia a Mimmo Lucano. Quindi oggi questa esperienza, che è bella per noi e mi ci metto anch'io, perché vi assicuro che Reggio Calabria non è proprio dietro l'angolo rispetto a Riace, ci sono almeno 2 ore, 2 ore e mezza di macchina buone e quindi non è dietro l'angolo, è casa mia, ma è lontana nella percezione anche dei reggini. E probabilmente ci sono più padovani che reggini a conoscere il modello Riace, a sapere cosa succede Riace, e probabilmente ci sono più argentini e spagnoli che padovani a sapere cosa succede in quel paese. Quindi per 20 anni questa esperienza, che è andata avanti in quella che Mimmo chiama utopia della normalità,
Ha continuato non come forma di lotta, ha continuato come forma di convivenza naturale. E oggi questa cosa non è più possibile, attualmente non è più possibile. E non è possibile per due motivi. Il primo è appunto, Riace rappresenta l'accoglienza diffusa. L'accoglienza diffusa non è evidentemente il cuore delle politiche migratorie d'Europa e quindi anche d'Italia. E la seconda è pratica, è logistica, è materiale. Da 24 mesi non arrivano i finanziamenti per quanto riguarda l'accoglienza straordinaria e da 12 mesi non arrivano i finanziamenti per quanto riguarda appunto gli SPRAR. Cosa vuol dire questo? È burocrazia? Non solo. Questo significa che non ci sono i soldi contanti per pagare le bollette, per comprare il cibo, per comprare il latte e addirittura per comprare i medicinali. Riace oggi si trova in questo preciso istante, tra l'altro, Mimmo rimane a Riace, un po' come se fosse una roccaforte, fa benissimo a farlo, rimane con la sua comunità, con il suo paese. E per chiudere dico solo due cose, diciamo due spunti di riflessione. La prima, il noi e il voi. Ecco, questa cosa a Riace non c'è, e non c'è non solo a Riace, non c'è in moltissimi posti. Noi oggi parliamo di Riace perché è diventato un simbolo e per fortuna che fra tanti simboli negativi c'è anche questo. Ma lì non c'è un noi in voi, lì c'è un per tutti, semplicemente. C'è una comunità che è passata, è triplicata in 15 anni e che oggi fa politiche di beni comuni e che sono beni comuni per tutti. E quindi questa è, diciamo, un errore che tante volte facciamo, perché dalla parte buona però continuiamo ad applicare il metodo del noi e del voi e quindi dell'accoglienza come io che ti accolgo a casa mia, ma quella è diventata casa di almeno 600 persone che sono nate altrove, ma ormai io conosco riacesi che sono nati in Eritrea, in Etiopia, in Nigeria, che vivono da 10, 11, 12, 13 anni a Riace e che sanno fare la tessitura della ginestra, cosa che io non so fare, per esempio. E quindi da una parte smantellare questo e dall'altra parte smantellare anche un'altra falsità, diciamo così, che aleggia molto spesso in questi giorni. Il pericolo, quando Mimmo prima c'erano delle interferenze e non riuscivamo bene a sentire cosa diceva, no? Ma vedi tu, proprio in quel momento lui stava dicendo una cosa chiara. Negli ultimi giorni lo dice spesso: questo governo non ha detto, e non lo ha scritto nemmeno nel contratto privato che hanno firmato al Pirellone, una parola sulle proprie politiche contro la criminalità organizzata. L'emergenza per l'Italia e per l'Europa, anche Andrea potrà darmi ragione, è proprio la criminalità organizzata. La vera emergenza per l'economia, per la sicurezza del paese è la criminalità organizzata. E quindi era questo che Mimmo cercava di dire quando c'erano le interferenze. Per cui quello che ho, qui mi ritrovo in questi momenti a fare una sorta di ministro degli esteri di Riace, a fare la portavoce di Mimmo, e lo faccio con grandissimo piacere, anche perché non è allarmismo e non è romanticismo, ma quella esperienza che noi raccontiamo come un'esperienza del possibile ha i minuti contati, non i giorni, ha i minuti contati. E ultimissima cosa, era possibile fare una raccolta fondi, era possibile fare un crowdfunding. Abbiamo lanciato una petizione, raccogliamo le firme come se non ci fosse il tempo. E Mimmo ha fatto bene, ha detto no, per comprare il latte, insomma per sopperire alla mancanza di fondi che in questi anni non stanno arrivando. C'era questa possibilità, in più organizzazioni... meno male, cioè è un atto bellissimo quello, si sono offerte per lanciare campagne di raccolta fondi, per sostenere quell'esperienza. Noi l'abbiamo chiamata Riace Patrimonio dell'Umanità, ma quindi per sostenerla anche economicamente. Mimmo, che è ancora il sindaco in carica, ha detto no, non vogliamo l'elemosina. Quello è un sistema che Riace ha combattuto nel 2001 insieme a Trieste, a Schiavone e a tanti altri. E quella è una vittoria che una parte del paese ha avuto, e quindi sarebbe il caso di non rinunciare
perlomeno di non rinunciarci prima ancora di averla conosciuta, quella, quell'accoglienza diffusa che Riace in questo momento rappresenta.